passaggi da disturbi del neurosviluppo privato vanno da quelli dell'apprendimento all'autismo, passando per DSA, DHT e tutte le diverse varianti, spesso esistenti in stati di comorbidità. Sto dicendo che effettuare analisi sul tratto gastrointestinale, sull'intossicazione di metalli pesanti, prima di etichettare un soggetto con una diagnosi ben definita, possa essere una scelta preventiva e terapeutica molto efficace. Eppure questa cosa fa rabbia a qualcuno. Io sono perplessa, perché a questo punto dovrebbero essere gli ordini delle categorie a dire queste cose, non io, che sono laureata in psicologia, comunque mi occupo di altro, non di clinica. Eppure non ho sentito un ordine che non sia ma manco quello degli architetti si è espresso su questa cosa. E io lo trovo aberrante, perché come vedete io non ho mai nominato dalla mia bocca di essere contro i vaccini. Io voglio solo dire che esistono delle evidenze che nel momento in cui a cui non viene dato adito di una risposta, che poi possono essere interpretate in malafede, e a quel punto la speculazione è normale che arriva. E nel momento in cui tu, Stato, non mi dai una risposta a delle denunce che non sono solo verbali ma sono di dati, e anzi li neghi, è purtroppo poi il pensiero che allora il vaccino non fa bene è automatico, ma me lo instilli tu il governo. Io da, come mi posso definire, una ricercatrice della verità, io ho cercato e mi sono venute altre domande. Queste domande non hanno risposta, evidentemente sono venute solo a me, che non sono nemmeno così competente nel campo. E nel frattempo è stato emanato questa legge con un decreto di urgenza che conosciamo tutti, senza il sostegno di nessun dato tecnico scientifico. E non solo senza il sostegno di un dato che possa essere epidemiologico o tecnico, ma senza nemmeno che l'Agenzia Italiana di Farmacovigilanza sia stata interpellata. Cioè, noi emaniamo una legge dove inizialmente erano 12 vaccini, poi sono diventati 10, con 4 fortemente consigliati, quindi un totale di 14 vaccini potenzialmente inoculabili nei bambini italiani, e la farmacovigilanza viene sollecitata dalla Procura di Torino per pubblicare i dati dell'ultimo triennio. Perché giustamente un ministero è così che agisce. Un ministero fa una legge di questa mole e non dice prima: ma così, andiamo a vedere come sono i dati della farmacovigilanza. No, allora il Codacons, se non sbaglio, sollecita la Procura di Torino nei giorni in cui il decreto viene emanato o è discusso nelle aule addirittura, e cosa esce fuori? Che nell'ultimo triennio ci sono circa 21.000 casi di segnalazioni di reazioni avverse. 21.000 casi possono essere ricondotti a circa 8.000 l'anno. Allora vogliamo andare a essere ancora più precisi e a vederli a livello regionale. Cosa scopriamo a livello regionale? Scopriamo che di 8.000 casi annui di segnalazioni, probabilmente non corrispondono nemmeno a chi realmente ha avuto il danno avverso, che molto spesso non viene segnalato. Comunque, tra parentesi, 5.000 di questi 8.000 sono solo del Veneto, il che vuol dire che noi abbiamo una farmacovigilanza inesistente. Cioè, io ho letto i dati in cui c'erano delle regioni italiane con 20 casi all'anno di segnalazioni delle reazioni avverse. Cioè, segnalazione di reazione avversa significa che se io ho l'influenza, in teoria lo devo segnalare. Allora, io non so, probabilmente nessuno di voi ha vaccinato, ma chiunque ha vaccinato sa che l'influenza è quasi scontato che venga, come il ponfo sul braccino, sulla gambina. Ebbene, in Molise, per esempio, solo 19 bambini hanno presentato queste reazioni. Allora, capite bene che c'è un problema grosso. Andiamo a indagare ancora, perché in Veneto ci sta oltre l'80% della segnalazione della nostra farmacovigilanza riguardo ai vaccini? Perché in Veneto era partito, perché si è già concluso, quindi tra un po' anche il Veneto tornerà ai numeri
che, di cui si stanno, ci hanno abituato le altre regioni italiane. Che succede? Hanno fatto una sperimentazione, cioè un disegno sperimentale che prevedeva appunto di operare una farmacovigilanza attiva su, sulla profilassi della vaccinazione. Quindi venivano consegnati dei questionari alle famiglie quando portavano i bambini a vaccinare, li venivano lasciati per oltre 15 giorni, sopra questi questionari c'era tutta la lista dei possibili eventi avversi, da quelli temporanei e lievi a quelli gravi e permanenti. Quindi cosa è successo? Che le famiglie hanno avuto modo di monitorare il decorso dalla somministrazione del vaccino a 2-3 settimane, potevano segnare tutte le reazioni che in quelle 3 settimane si verificavano, lo riportavano all'ASL e c'era un operatore designato appositamente che doveva occuparsi soltanto di registrare questi questionari, ora non so se in forma anonima o meno, al sito di AIFA, farmacovigilanza attiva. Cioè una stupidaggine che potrebbe essere fatta ovunque e che comunque adesso è finita, perché erano 2 anni, era una prova, evidentemente non è andata bene, non lo so, però l'hanno sospesa. Quindi adesso probabilmente questi 8.000 casi l'anno torneranno a essere meno di 1.000, perché occhio e croce, 2.000 forse. E quindi questo è un altro fatto divertente che ruota intorno alla legge Lorenzin. Poi volendo possiamo anche parlare delle percentuali di immunizzazione consigliate dall'OMS. La Lorenzini ha detto che si attestano al 95%. Cioè il 95% delle persone, dei bambini, scusate, vaccinati dovrebbe portare un risultato di legge della popolazione, perché questi bambini, come si siano convertono a 6 anni con la multa, evidentemente riescono a coprire anche 60 milioni di italiani. E allora il 95% si riferisce alla sola vaccinazione del morbillo. Il che vuol dire che per altre 9 vaccinazioni obbligatorie per 4 consigliate, le regioni italiane sono tutte già coperte. Cosa vuol dire ancora? Intanto vuol dire che noi, la Lorenzin ci dice che ci dobbiamo rifare a un 95% di tutte le vaccinazioni, contraddicendo l'Organizzazione Mondiale della Sanità che invece consiglia percentuali per ogni singola vaccinazione, specificando anche vaccinazioni come il tetano che non seguono alcuna percentuale. Il nostro Ministro della Salute questo non lo sa. Ma cosa scopriamo? Scopriamo che noi in Italia, ovviamente, per fare una percentuale nazionale dobbiamo andare sulle singole regioni, quindi dobbiamo fare una media di tutte le percentuali, non so, il Lazio magari è a 90, ce n'è una che sta a 70, parlo solo del morbillo, e quindi la media fa la copertura nazionale. Se noi andiamo a scandagliare le singole regioni, ci rendiamo conto di una cosa che poi è quella che ha portato il Veneto a fare ricorso alla Corte Costituzionale, perché ricordiamoci che noi siamo qua per la costituzionalità di una legge che vuole oltrepassare e superare le competenze Stato-Regioni, non siamo qua per altri profili di incostituzionalità. Se poi ci vogliono fare la grazia e sentenziare anche su quello o sospendere intanto la legge è una cosa in più, però purtroppo noi siamo qua per le competenze che questa legge va a levare alle regioni. Perché le regioni non erano d'accordo con questa legge? Non erano d'accordo perché la legge non teneva conto se una regione avesse già raggiunto la copertura della vaccinazione, e quindi chiedeva alle regioni di pagare, perché sono le regioni che pagano i vaccini, su una copertura che loro già avevano. Mi voglio spiegare meglio. Probabilmente se questa legge fosse stata veramente per una copertura e quindi per un benessere della collettività,
volta in vista dell'immunità, della famosa immunità di gregge, sarebbe bastato che ogni singola regione avesse investito sul singolo vaccino dove non c'era la copertura. Questo voleva dire un abbassamento dei costi pazzesco, non intaccare tutti i fondi sanitari e il fondo della scuola, perché noi abbiamo intaccato anche il fondo dell'offerta formativa della scuola, infatti dovrebbe essersi alzato il contributo delle scuole dell'obbligo, proprio perché è stato già speso per questa campagna vaccinale. E ci rendiamo conto che non risponde a nulla. Cioè, se noi questi temi li riusciamo a divulgare per sensibilizzare le persone che tutto sommato nel vaccino ci credono, però ormai non credono più a nient'altro, cioè si può dire che il vaccino è rimasta l'unica religione professata in questo paese, il vaccino e il calcio, e poi non abbiamo più altro da parlare. Ormai abbiamo proprio, non c'è più nient'altro. Se noi riusciamo a rigirare la puntata sull'aspetto economico, che se vuoi si ritorce contro la legge stessa, perché questa è una legge che non ci sta facendo un regalo in termini di immunità di gregge, di prevenzione sanitaria, di prevenzione delle patologie, questa è una legge che sta facendo un regalo alle multinazionali, che ha già raggiunto gli obiettivi in 2 mesi, forse dall'emanazione del DL a quando poi la legge è stata definitivamente ratificata. Aveva già raggiunto gli obiettivi preposti, e invece questa legge continua, sembra proprio ai nostri danni, perché questa sembra una legge fatta per colpire chi è consapevole, chi vuole prendere tempo, chi non vuole vaccinare, perché tutti gli altri non si sono fatti il minimo problema, il minimo dubbio, e sono andati a vaccinare, quindi la copertura adesso c'è, infatti iniziano anche a fioccare le epidemie di varicella e di morbillo nelle scuole a copertura 100%, perché abbiamo scuole con copertura al 100%. E quindi che cosa dire? Questo può essere l'unico aspetto che ci può accomunare e può farci aprire un tavolo di confronto con le altre persone, perché effettivamente, volendo assumere che le vaccinazioni siano buone e che quindi in uno stato in cui non c'è un problema epidemico chiunque è libero di farle, come no, forse riusciamo a sensibilizzare le persone su questo aspetto. Cioè, ma come mai uno Stato che voleva raggiungere queste coperture ha investito, questo è un piano che non è dal 2014 di Washington, noi parliamo del 2001, il Gavi, il G8, cioè questo è un piano dove l'Italia ha già messo sul banco tantissimi soldi e l'ha garantiti per tipo 30 anni dal 2001, cioè è una cosa spropositata e abnorme. Quindi forse riuscire a divulgare questo messaggio può unirci anche alle persone che in questo momento ci vedono come pazzi visionari. Io infatti cerco di non parlare più dell'aspetto scientifico, ma di parlare esclusivamente dell'aspetto economico, e cioè perché noi Lazio, che eravamo garanti forse solo nell'MPR, non abbiamo fatto una campagna solo sull'MPR, risparmiando soldi alla sanità pubblica, operatori pubblici che sono stati impiegati, mezzi, ho visto furgoncini mobili che fanno le vaccinazioni per l'Italia, cioè signori, hanno fatto una campagna che se lo facessero per qualsiasi altra cosa potremmo essere veramente fieri, e la cosa vergognosa è che non c'è epidemia. Quindi chiediamoci se mai ci sarà, questi come faranno a risolverla, perché non era comunque questo il modo, perché semmai avrebbero dovuto vaccinare gli individui a rischio, che per il morbillo erano i 27enni in età media, che non ci hanno proprio filato minimamente, noi potevamo morire di morbillo e nessuno ci si operava, anzi le insegnanti, che presumibilmente hanno proprio questa età, accedono a scuola, veicolano queste malattie e degli immunodepressi, chi se ne frega, perché sono solo i nostri bambini che vanno limitati. E ecco, io avrei tante altre cose da dire, però di fatto
è questa la grande perplessità. Da un lato quella scientifica del perché, a seguito di tanti studi che suggeriscono delle ipotesi che possono essere poi volendo anche funzionali nel trattamento di molti disturbi, non gli viene dato seguito, come se ci fosse una discrasia tra pubblicazioni scientifiche, quello che avviene nella ricerca e quello che poi avviene nelle politiche sanitarie. Cioè, noi oggi assistiamo a delle politiche sanitarie che non sono in linea con la ricerca dei ricercatori. Quindi ci dobbiamo tenere ben saldi i nostri protocolli. Io non capisco i versi che mi fanno grazie. Anche a qualcun altro. E ci apro il microfono molto volentieri. Chiamo a parlare Ivano Spano. Tieni. Prego. Presentati. Buongiorno a tutti voi. Io sono un docente dell'Università di Padova. Ha parlato prima la psicologa, ho insegnato 41 anni a psicologia della Fondazione, insegno medicina dall'83 e per essermi schierato pubblicamente contro i vaccini mi hanno tolto due insegnamenti come compenso di questa mia presa di posizione. Partirei dalle riflessioni che ha fatto la psicologa, di cui mi sfugge il nome, che ha preceduto il mio intervento. Ho notato una cautela, direi significativa e anche giusta. Io, che ormai sono al di là di questo problema, non avrei questa cautela nel dire alcune cose. Innanzitutto partirei proprio dal tema della scuola, visto che è stato sottolineato, con cognizione di causa. In un recente convegno fatto a Milano due settimane fa, di livello internazionale, il tema che abbiamo posto era disturbi dell'apprendimento o dell'insegnamento. La dottoressa diceva le ragioni di tipo biologico dei disturbi specifici dell'apprendimento, dei disturbi dell'attenzione, di ipercineticità, anche dell'autismo. A livello internazionale ci sono studi, ci sono verifiche che invece attribuiscono questi presunti disturbi a un'incapacità delle nostre scuole di utilizzare una pedagogia, quindi una modalità di insegnamento capace di istruire, come sempre abbiamo fatto, i nostri bambini a scrivere, leggere, far di conto. C'è un'epidemia di questo, ma è il sistema che non è più in grado di fare della scuola il luogo attraverso cui tutti i giovani, le giovani generazioni acquisiscono la loro identità e la loro capacità di essere soggetti attivi e quindi critici rispetto alla situazione più in generale. I dati sono allarmanti, di disturbi specifici dell'apprendimento noi ne diagnostichiamo 25.000 al trimestre. 25.000 al trimestre vuol dire 100.000 bambini all'anno, è una cifra straordinaria e pericolosissima, anche perché questi bambini escono dal sistema scolastico di fatto e questo sarà un timbro che si porteranno a vita. Non parliamo poi di disturbi da disattenzione. È un grande nostro filosofo, il professor Umberto Galimberti, è che, come dire, ha la parola facile, ma anche ha una competenza straordinaria, ha detto: ma questo non è un disturbo, questo è un meccanismo di difesa. Che volete? Che questi ragazzi siano attenti a questa scuola che ormai non ha più significato e non dà più niente ai ragazzi stessi. Ecco, allora qui... Bravo. Qui
qui in certo modo si tratta di cambiare il punto di vista su questi problemi. Questa proprio direi che è un'epoca che più di grandi cambiamenti è veramente la possibilità di un cambiamento d'epoca e quindi anche di una rifondazione dei nostri pensieri, dei nostri modi di vedere le cose. Detto questo, ritornando alla questione dei vaccini, io in questo momento non sono per, come dire, esprimere quella che dovrebbe essere, come dire, un atteggiamento e una possibilità per tutti noi, la libertà di decisione. Penso che se qualcosa fa male non si può essere liberi di decidere di agirla o di non agirla. Se fa male non c'è libertà. Bisogna documentare questo fatto con forza. In questo momento l'approfilarsi delle malattie vive una situazione totalmente dipendente da chi specula sulla nostra pelle, sulla pelle soprattutto dei bambini e delle donne. A proposito di femminile e di donne, qui in Lazio, io ricordo che nell'84 ebbi a scrivere un libro, Nascita e Società, sulla nascita, dove ci si strappava le vesti perché il taglio cesareo era all'11%. Oggi qui in Lazio siamo all'80%, cioè forse anche di più. Vabbè, sono dati non sono oscuri perché non ce li dicono facilmente. Comunque le percentuali sono queste, ovvero questa presunta medicina non è più in grado di accompagnare la vita a nascere, la fa nascere, taglia una pancia ed estrae un corpo umano che non è abituato a nascere così, perché per natura nasce diversamente. E questo dicono che fa bene perché provoca meno danno alla partoriente e al bambino. Si tratta proprio di verificare questo. A nostro avviso questi sono i segnali di una medicina che non è più in grado di cogliere i significati delle patologie, in questo caso la nascita patologia non è, ma la tratta come patologia e ha come suo vantaggio solo una tecnologia che fa sì che una cataratta, mio padre l'ha fatta e c'è stato 15 giorni in ospedale, oggi in 10 minuti si può uscirne, ma perché c'è un bisturi che si chiama bisturi laser che viene fuori dalla ricerca tra l'altro bellica e non certo della medicina, che permette questo, non perché abbiamo maggior comprensione e conoscenza dei problemi e dei significati dei problemi, che cosa vogliono dire e cosa esprimono. Avrei veramente molte cose da dire, come ha detto anche la dottoressa che mi ha preceduto prima. Vorrei aggiungere una riflessione di chiusura. Ma innanzitutto dovremmo approfondire la problematica se questa medicina ha poi un senso, un valore scientifico o meno. Sono incline personalmente a dire che non me ne può fregare di meno che sia scienza o meno, basta che faccia bene e che possa risolvere i nostri problemi. Di fatto, sul versante cosiddetto scientifico, oggi la documentazione che questa medicina abbia un fondamento scientifico è ormai insignificante. Abbiamo finalmente la presenza più numerosa di amici che stanno arrivando da diverse parti d'Italia. Un applauso per loro, grazie. Io vi lascio così.
Ritengo che però va sottolineato un ultimo aspetto che è più generale, come già si sentiva prima, cioè il fatto che questo è un processo che non ha solo come obiettivo quello di parlare di salute. Certo, azzoppandoci dal punto di vista della salute diventiamo cittadini e i bambini, futuri cittadini, con meno possibilità di intervento, in un atteggiamento di passività che ha poi nell'uso sistematico dei farmaci, no? La sua conservazione. Si sta parlando anche di vaccinare tutti ogni 10 anni, anche gli adulti, ma si parla in maniera scandalosa anche dei farmaci della salute, e con i farmaci della salute si intende di poter intervenire anche con le donne in gravidanza e immediatamente con i bambini. Una follia! Non è una follia, è molto peggio, sono anche genocidi verso un'umanità che deve decrescere a favore di classi dominanti che stanno mettendo a tappeto le nostre possibilità, le nostre forze, e di questo si vantaggiano. Il ragionamento finale va a questa situazione più generale che ci vede partire una crisi che sembra irreversibile e a cui dobbiamo dare una risposta. E la risposta è questa, che parte dai vaccini, ma non si può fermare i vaccini. Io dico che la salute non basta. Dobbiamo anche creare le condizioni perché si possa stare in una condizione stabile di salute, senza soffrire i dettati delle industrie farmaceutiche e di chi è al servizio, quasi a schiavitù, delle medesime. Prima accennare un attimo alla problematica scientifica. Le ricerche in atto ormai stanno documentando che la più parte delle presunte ricerche scientifiche in medicina non ha alcun fondamento. Io lo dico anche perché quando sono entrato all'università ho vinto il concorso proprio in metodologia della ricerca scientifica e posso documentare questo fatto. La più grande rivista internazionale di medicina di recente uscita ha detto questo, che il 70% delle ricerche della medicina non sono replicabili, che significa in termini tecnici che non hanno più valore scientifico, però vengono imposte come vere e utilizzate dall'universo dei medici. Non solo, ma molto spesso hanno valutato la, come dire, inadeguatezza totale, la pericolosità di queste ricerche. L'ultima cosa, visto che la psicologa che mi ha preceduto ha correttamente citato una regione che poteva pensare essere all'avanguardia nel campo della salute, ha fatto una riforma nottetempo questo agosto dal titolo Salute Zero. Capisco chilometri zero, salute zero mi sembra una provocazione terrificante, ma per darvi un dato veneto, chiudo con questo dato che mi pare molto significativo. Negli ultimi 10 anni, noi, perché io abito in Veneto, abbiamo psichiatrizzato 55.000 bambini. È una cosa terrificante che non possiamo più tollerare. Quindi questa realtà deve diventare anche un movimento capace di riappropriarsi del governo di questo paese, che in mano a persone che non possiamo più tollerare né certamente appoggiare. Grazie. Buona giornata. La scaletta è andata a farsi benedire, perché per serie di problematiche logistiche e quant'altro, quindi volevo far intervenire Giorgio Vitali, ma adesso è preso. Mi dicevano che c'è qualcun altro che voleva parlare, quindi anche qualcuno fra, diciamo, i partecipanti
non iscritti a parlare, se vuole dire qualche sua opinione, abbiamo del tempo disponibile. Non c'è nessuno che vuole dire la sua? Ok, bene. Ciao a tutti, io sono Diego, sono un genitore e voi tutti, immagino, comunque quasi tutti. E niente, mi ritrovo qui perché come voi tutti sapete quello che sta succedendo, ovvero che ci hanno limitato nella libertà individuale di scegliere cosa è meglio per i nostri figli. Io prima non avevo mai partecipato, prima di questa occasione, non questa, proprio prima di questa occasione in cui c'è stata questa limitazione, non avevo mai partecipato a mobilitazioni di massa, proteste, cose del genere. Ero, diciamo, assopito come la maggior parte degli italiani ormai, perché piano piano ci hanno resi assopiti, no? E quindi io prima non ero così attivo e attivista. Questa cosa ha cambiato un po' tutti noi. Io mi ritrovo ad essere in un tot di chat, gruppi web con centinaia, migliaia di persone. Molte sono diventato amministratore per caso e mi ritrovo la mattina messaggi nel telefono, penso un po' tutti, no? Quasi tutti voi ritroverete tanti messaggi nel telefono, da chat, cose che magari prima non eravate in questo tipo di cose. E mi ritrovo appunto oberato di informazioni, di dissensi, di persone. Siamo tutti quanti da un po' di mesi coinvolti e non si dorme più bene. Non si dorme più bene, parliamoci chiaro, lo sappiamo tutti, da quando la Lorenzin, da quando Mattarella ha firmato, da quando è iniziata questa brutta storia, non si dorme più bene, chiunque genitore è preoccupato. E questa cosa mi ha portato a mobilitarmi. Sono contentissimo che oggi ci sia questa giornata e questa mobilitazione, perché comunque l'italiano medio finora si è solo indignato quando venivano toccati i diritti legati alle tasche, diciamo, no? Ovvero l'IVA al 22%, che ne so, il salvataggio delle banche, sì, ma vabbè, a me mi tocca, ma non mi tocca, comunque vabbè, ce l'aspettiamo. Ci hanno abituati che ce l'aspettiamo. Sta cosa qua invece, cazzo, non ti fa indignare, dici vabbè, mi indigno, lo scrivo, sono indignato, lo sanno i miei amici, i miei contatti, ho fatto la parte che sono indignato. Questa roba qua ho visto già a luglio, l'ho vista, ha mobilitato persone, cioè, cazzo, noi stiamo arrivando adesso dal Veneto in treno, altri arrivano dalla Lombardia, da un po' tutta Italia, cioè ha mobilitato. E perché? Perché ha mobilitato? Perché questa cosa qua è più forte, questa cosa qua tocca il sedere dei nostri figli, ragazzi, questa cosa qua è tangibile, voglio dire, perché nel momento in cui tu mi obblighi a fare un qualcosa del quale io ritengo sia sbagliata per mio figlio e me la spacci come una cosa giusta, intanto mi devi spiegare se è una cosa giusta perché sei costretto a obbligarmi. Questo è il principio fondamentale. E dopodiché c'è da dirmi anche come mai, dopo che hai messo un obbligo, sei ancora qua costretto a dover convincere la gente. C'è qualcosa che proprio non quadra. Io, queste sono domande di logica, voglio dire, non è che poi uno ti dice ma tu sei medico, no, non sono medico, però cazzo, c'ho un cervello, mi faccio due domande, mi pare il minimo, è una cosa abbastanza di logica, no? Quindi sono qua a rappresentare questo gruppo di genitori che si è mobilitato oggi, che è GLT, è nata questa sigla, che sarebbero genitori liberi da tutto. Perché? Perché appunto siamo liberi da ogni congettura, ogni dinamica dettata anche dalle associazioni di settore. Noi ci siamo mobilitati autonomamente e ci ritroviamo in un gruppo cospicuo adesso, e molti sono magari associati a delle associazioni, altri magari vengono da un trascorso di credo politico, ma questo è indifferente, perché comunque in questo momento la mobilitazione di queste persone è tutta incentrata su un obiettivo. L'obiettivo è avere la libertà di scelta, di scegliere il meglio per i nostri figli. E quindi io adesso vi dico, questo percorso qua, come la vedo io, è che
non finisce oggi, non finisce oggi con la Corte Costituzionale sicuramente. Anzi, può essere visto come un inizio. Questo percorso sarà lungo, ragazzi, sarà lungo assolutamente. La verità è che non saremo neanche noi a avere la capacità o comunque il potere di fermarla, questo scempio. La verità è questa, guardiamoci in faccia e sappiamolo. Questa cosa non la fermiamo noi, questa cosa qua noi possiamo tamponarla, possiamo limitarla, possiamo rompere le palle all'infinito. È vero che chi rompe le palle all'infinito alla fine vince, questo è sicuro, una certezza ce l'ho. Chi rompe le palle all'infinito alla fine vince, questo ve lo posso dire con certezza. Per cui sicuramente questa cosa non la fermiamo. Noi non ci arrendiamo! Ah, questa è l'altra sicurezza. Che forse non la fermiamo adesso questa cosa qua, ma la sicurezza è che noi non ci fermiamo. Questa è una certezza assoluta. L'ho già scritto ai genitori con cui condivido gli spazi web, è proprio un pensiero che ho ben chiaro. Questa cosa noi non la fermiamo. Cioè, possono fare quello che vogliono, l'errore l'hanno fatto loro. Perché in realtà nel mettere questo obbligo, nel fare questa cosa in questa maniera così arrogante, e così irruente nelle nostre vite, ha creato un cortocircuito che era meglio per loro non farlo. Secondo me se ne sono accorti adesso, ma non da Lorenzini, che alla fine è una pedina, lo sappiamo tutti. I famosi poteri forti si saranno resi conto sicuramente, perché comunque, come dicevo prima, sono costretti a dover convincere ancora la gente. Hai voglia che obblighi, devi convincerli. Quindi la questione è che, avendo iniziato questa cosa e avendola iniziata in questa maniera così massiva, ci hanno costretti a diventare un po', non so, un po' i testimoni di Geova di questa cosa, quelli che vanno in giro a dire a ognuno: guarda che c'è sta cosa, tu forse non lo sai, la devi sapere. Un po' i Paolini, vi ricordate quello che andava dietro ai giornalisti a rompere le palle? Siamo un po' tutti quanti così oggigiorno su questo argomento. E questa cosa qua è una cosa che è capillare, ma a macchia d'olio non finirà mai. L'hanno capito secondo me adesso. Quindi questa forse è l'unica speranza che ci abbiamo affinché oggi possa succedere un qualcosina. Che si rendano conto che hanno fatto loro il danno. Era meglio che stavano buoni, era meglio che lasciavano le cose come stavano, e chi poteva scegliere, sceglieva. Grazie ragazzi, dopo più tardi telefoniamo a Luca Scartapurro, che voleva fare un intervento e glielo facciamo fare tramite il telefono, e anche al senatore teologo Danna, Vincenzo Danna. Dopo il telefono facciamo fare l'intervento. Buongiorno a tutti. Io vengo dalla Calabria a nome di tutti i calabresi rivoluzionari. Non sono una madre, sono ancora una giovane donna e ho paura di diventare madre, perché non ho un lavoro. Spero che la mia salute mi possa accompagnare tranquillamente, perché se la salute mi abbandona non ho neanche i soldi per potermi andare a curare. Io voglio dare un messaggio soprattutto ai giovani della mia età. Ragazzi, scendiamo in piazza! Stiamo vivendo una sottile dittatura! Siamo nella terza guerra mondiale! Vi rendete conto? No. Purtroppo chi ha il culo parato, chi ha un lavoro, chi ha dei soldi, non lo farà, perché ancora ha la possibilità di curarsi, può andare a iscriversi nelle grandi scuole, può studiare. Ci sono ragazzi che magari non possono studiare perché lo Stato vuole l'ignorante, ha bisogno dell'ignorante perché lui così può comandare bene, e invece no. Giovani, amici miei, fratelli miei, mettiamoci in piazza e gridiamo, urliamo per lavoro, per la sanità, per la libertà. Prendiamocela questa libertà, è nostra! Brava. È nostra! Brava. Grazie. Chiamo a parlare adesso Umberto Bianchi, che ci illustrerà alcuni aspetti della questione. Signori, buongiorno a tutti. Io sono Umberto Bianchi, faccio giornalista per piacere diletto e lavoro sulla strada come tanti di voi, come tutti noi.
Allora, oggi la scusa qui è il discorso vaccinale, vedo molta gente per la vaccinazione, si parla anche delle banche, dell'usura, si parla appunto di perdere libertà e di dittatura. Tutto questo, però, cari amici, non ha un senso compiuto se noi non capiamo che il problema è globale, cioè noi non possiamo contestare l'oppressione vaccinale, l'oppressione bancaria, l'oppressione di tante altre cose, se non capiamo che tutto è correlato a un unico problema. Il problema del, purtroppo lo ripeto sempre all'infinito, ma va ripetuto con concetti semplici e chiari, il problema, cari amici, della globalizzazione, cioè l'imposizione di uno stile di vita, che è quello occidentale, a tutto il mondo, fondato sul primato della tecnica dell'economia, specialmente dell'economia finanziaria, su tutto. Quindi anche sulla politica, anche sulla scienza, di far stare bene noi come gente, come persone. Quindi la politica perde peso di fronte all'economia. Questo è il primo passo per capire perché siamo qua, perché se no, sapete, parlare solo dei vaccini o solo delle banche non ha senso. Noi dobbiamo essere contro tutto in modo civile, democratico, per riconquistare la libertà e i diritti che ci stanno togliendo. Perché che cosa succede? Qua il discorso oggi era anche impostato sull'usura, l'usura bancaria, perché questo, di questo si occupa anche Alba Mediterranea oltre che dei vaccini. Sono però questioni, se guardate bene, strettamente interrelate. Allora, che cosa succede? Tanto per ricapitolare, oggi tu c'hai 10 euro in tasca, ma di quei 10 euro tu ne hai in tasca veramente solo 9, anche meno, perché 1-2 euro se ne vanno per il cosiddetto scomoraggio, cioè il costo di emissione di quel denaro, che dovrebbe essere investito in costi in imprese, in opere sociali, e invece viene dato alle banche private, che sono quelle che mettono il nostro denaro. Perché se voi non lo sapete, Banca Italia o anche l'Eurobanca adesso sono proprietà e partecipate da banche private, pertanto noi il denaro che abbiamo in tasca è denaro a prestito, cioè noi non abbiamo qualche cosa di nostro, noi viviamo pagando degli interessi su qualcosa che ci portiamo in tasca. Questo è già il primo tassello di un meccanismo pazzesco, assurdo, di cui ci dobbiamo rendere conto. Questo è il primo passo. Quindi noi abbiamo in tasca più noi paghiamo gli interessi sul conto bancario, su tutte le operazioni che facciamo, sugli accantonamenti, i miseri accantonamenti che ci mettiamo, si paga sempre un qualcosa oltre a quello che è dovuto. Cioè che è il famoso, quando tu chiedi un prestito in banca, tu non è che ridai indietro un prestito con un interesse fisso e finisce là, ma tu c'hai quello che si chiama interesse sull'interesse, che è un discorso micidiale che stronca qualunque capacità di difendere la tua vita e di produrre, di fare qualche cosa per te stesso e per il cuore. Questo meccanismo oggi è lasciato intonso, vergine, non è toccato da nessuno, nessuno osa toccare questi meccanismi, perché sono i meccanismi su cui si fonda questa civiltà e su cui si fonda questo attuale modello di sviluppo sbagliatissimo. E noi stiamo pagando lo sconto. Mettiamo il debito pubblico, come dice un signore qua, è un'ulteriore truffa, perché vedete, questa è la situazione di oggi. Noi oggi, mai come oggi, abbiamo al potere l'economia e i cosiddetti economisti. Abbiamo avuto Mario Monti, abbiamo avuto persone, governi tecnici fondati da personale non politico, assolutamente impolitico. Non solo, queste persone ci stanno imponendo delle scelte folli, criminali, la perdita di qualunque diritto sociale, la perdita di qualunque forma di assistenza, la perdita del nostro benessere. Mai come adesso noi siamo vittima di un costante e continuo modo di logoramento del nostro benessere. Non so se vi siete accorti, gli ultimi 5, 6, 10 anni, a partire dalla famigerata crisi del 2009, sono stati un continuo corrodere del nostro benessere. Questo perché? Perché il modello liberista, perché queste cose vanno dette, se no ragazzi non serve a niente, parliamo di, uno dice, parlo di che cosa? Dei salari, sì, io posso essere contro i vaccini, ma se non arrivo alla causa principale, non arrivo da nessuna parte. Allora, il problema qual è? Che il modello economico liberale liberista che ci hanno imposto e ci stanno imponendo, per esempio Renzi che è tutto contento, sì, taglia qua, taglia là, tutto va bene, non va bene niente, perché è un modello fatto di crisi ricorrenti e di grosse ondate di benessere momentaneo, poi sempre meno ricchi, sempre più poveri. Quindi la globalizzazione è questo: miseria estesa e pochi ricchi, punto primo. Punto secondo, dei cicli sempre più violenti di risalita, i titoli che salgono e schizzano le stelle, e di ricaduta, le crisi sempre più violente che colpiscono sempre più strati della popolazione.
accompagnato a perdite di diritti, a guadagni fondi per pochi, sempre meno che guadagnano. Per incrementare tutto questo si usano misure omicide, si usano di tutto e di più, per esempio favorire multinazionali del farmaco, imponendo vaccini che non servono nulla. Ragazzi, io ho 58 anni, quando ero bambino ho fatto l'antipolio come tutti, quelle due o tre vaccinazioncine che si facevano una volta, basta, basta, 10-11 vaccini, siamo alla follia, questi ragazzini che li facevano diventare delle bombe batteriologiche, ma questo perché? Perché deve guadagnare l'industria del farmaco, le multinazionali del farmaco che guadagnano in modo criminale, voi non so se avete capito oggi. Non conta più la vostra, la nostra salute mentale, economica, conta che guadagnino poche persone tantissimo, tutto il resto non guadagna più. Quando qualcuno ci dice le cose vanno sempre meglio, alle ali, sempre meglio di chi? Sempre più tasse, sempre più bersagliati, sempre meno benessere e sempre più cicli, sempre più frequenti di aumento e diminuzione, come un qualcosa che pulsa continuamente. E questa è la civiltà della globalizzazione. La stessa presenza dei migranti qua, io mi tocca essere scorretto, è dovuta a questa. Cosa serve? Far perdere, togliere qualunque forma di identità e di coscienza dei propri diritti di lavoratori per avere una classe di schiavi sfruttati e sottopagati, per non pagarci più, per non farci avere più niente, perché così non hai più assicurazione sul lavoro. Scusa, perché io ti devo pagare bene se a uno gli do 10 centesimi all'ora e a te te ne devo dare che? Un euro, due, tre, 40 le devo pagare? Ma che siamo pazzi? Allora questo è il progetto, pochi ricchi, molti poveri, miseria diffusa per tutti e i governi in mano, proprio oramai ufficiale, se ne fregano, a tecnocrati. Poi mettiamoci anche un'altra cosa, cari amici, a noi ci rompono l'anima, il debito, debito pubblico, debito qua, debito là. Signori, invece di tagliare la sanità e le pensioni, sicuramente bisogna mettere i conti a posto perché ci mangiano sopra, avete mai pensato alle spese folli, per esempio, adesso dico così, le imprese militari all'estero nostro? Noi siamo il secondo paese del mondo dopo gli Stati Uniti per presenza di truppe all'estero. Questa è una follia, sapete quanto costa uno di quei bellissimi blindati Lince ogni giorno in Afghanistan? 60.000 euro al giorno, signori, questa è una follia! E poi ci vengono a parlare di tagli, tasse, bisogna ricoperare dei lavoratori. Concetto dell'usura, ecco, veniamo al punto centrale. Allora, usura oggi non è soltanto quella delle banche con i prestiti che noi paghiamo cara, usura è tutto un sistema di vita. Usura, signori, è per esempio i prezzi troppo cari dei generi al consumo. Quella è una forma di usura, ma non è colpa dei commercianti, è colpa di chi permette queste cose. Usura, cari signori, sono le tasse che noi paghiamo altissime, è una pressione del 60%, pressione fiscale, siamo pazzi, 60% può volere che un paese cresca. Che cosa? Cioè un lavoratore prende uno stipendio e il 40% se ne va via, di che cambi? Usura, sono gli affitti eccessivamente alti che noi paghiamo, la casa non è un diritto, no, per carità. Usura sono le tasse, non solo le tasse, sono le sanzioni che noi paghiamo. Noi, non so se vi rendete conto, viviamo di sanzioni. Il comune ti sanziona l'ufficio di entrate, ti sanzionano tutti, è tutto un pagare. E questo per voi non è usura? Non è usura? E schiavi tu. Usura sono le multe, usura sono le tasse, usura sono i prezzi alti. Usura, e questo è lo stile folle che ci hanno imposto, è di distruggerci completamente. Allora, la nostra proposta qual è, cari signori? Io sono sempre stato fissato col fatto che bisogna abrogare, uscire dalla comunità europea, dall'euro, e specialmente togliere di mezzo questi trattati economici che ci fregano, WTO e compagnia bella, perché noi veniamo messi sotto dalla NATO, non ne parliamo neanche, perché noi stiamo pagando l'aggio per una follia, per mandare i nostri uomini all'estero, e poi ci rompono l'anima, dicono guarda, devi pagare, tu spendi 60.000 euro al giorno. Ah signore, c'è un'altra cosa che volevo ricordare a proposito di privilegi. C'è gente, non so se avete sentito, che prende 90.000 euro di pensione mensile, una follia, quando ci sono persone che con 400 euro al mese se la devono cavare. Questo è il privilegio baronale di tipo bizantino borbonico, è follia, non si può continuare così. Questa è un'altra cosa. La seconda proposta, a parte l'uscita da tutti i trattati che bisogna fare immediatamente, questo non vuol dire, signori, allora qualcuno dice, tu stai parlando di una follia, uscire dall'Europa, mio Dio, uscire dall'euro. No, non è una follia, perché noi non è che usciamo
da un giardino delle delizie e di privilegi. Noi usciamo da un sistema che ci hanno imposto senza chiederci alcun consenso, per cui noi paghiamo, è come se avere una carta di credito che tu usi e tu paghi un aggio altissimo a questi signori della Comunità Europea, a questi scureggioni qua della Merkel e di Schäuble. Schäuble, il quale ci ha detto che il bail-in è una cosa giusta, quindi cosa vuol dire? Che se una banca va fallita dobbiamo pagare io e te? Ma tu sei matto, ma tu, io non pago proprio niente. E invece questa gente ci dice questo. Allora, l'uscita dalla Comunità Europea oggi con la globalizzazione, c'è un'unica cosa buona, che è un meccanismo estremamente delicato, ovvero sia, qualcuno prima sentì i toni pessimistici, dice non si può fare, è una lotta dura, difficile. Io sono d'accordo con voi, cari amici. Però la globalizzazione è molto delicata, nel senso che se un tassello viene a mancare, oggi cosa succede? Se c'è una crisi in Cina, un altro paese, ne risentiamo anche noi. Io dico questo, se uno esce o fa saltare qualche cosa, ne ci rimettono tutti. Se l'Italia uscisse insieme, dico alla Spagna, alla Grecia, dall'Europa, salterebbe tutto, finirebbe tutto. Non è vero che l'euro è il nostro futuro, non è vero. È una delle più grosse menzogne che avete. L'euro, l'Europa non sono il nostro futuro, basterebbe un'uscita pacifica e con consenso e salterebbe tutto questo meccanismo. Quindi rinuncia ai trattati, uscita è la seconda cosa per cui questa è la proposta che oggi noi dobbiamo, su cui dobbiamo tutti menare duro. Noi viviamo con rosina multe, imposte, gabelle, tasse. Allora io dico una sola parola: moratoria! Moratoria, basta pagare, questa deve essere la nostra proposta. Noi i vaccini, noi gli interessi sulle banche, ma basta pagare gabelle, tasse, multe, tutto. Che un paese non può crescere con una pressione fiscale al 40-60%, 10% di pressione fiscale, è uno. Due, non si paga più niente, basta bollette, basta tasse, il controllo dello Stato sui prezzi. Signori, la campagna vaccinale è una cosa giusta, giustissima, ma non ha senso se noi non la inseriamo in un programma più deciso. Alba Mediterranea si impegna in questo. Moratoria! Non si pagano più multe, più sanzioni, più tasse, più gabelle. Fuori tutti, basta! Grazie amici, arrivederci a tutti. Allora, un secondo soltanto, abbiamo il collegamento Luca Scantamburro che ha fatto un messaggio preregistrato bellissimo che sta girando su tutte le chat, sta girando su Facebook, sta girando ovunque, proprio perché lui a marzo ha presentato una denuncia che veramente mette in una condizione di poter mettere in discussione questo governo e mette in discussione soprattutto chi oggi si ritrova con una grande responsabilità alla Corte Costituzionale, che deve decidere su una legge che, ricordiamo, su 5 articoli, su ben 5 articoli della Costituzione è assolutamente incostituzionale. Quello che vorrei dire io brevemente, prima di passare adesso al collegamento con Luca Scantamburro, è semplicemente che tutte le persone che sono qui oggi vanno ringraziate, ma soprattutto dovete ricordarvi, ognuno di voi deve continuare a fare comunicazione. Allora, dobbiamo crescere come parte cosciente di questa realtà che sta avvenendo in Italia. Io non so se oggi sarà un sogno dove una Corte Costituzionale magari andrà a fare una istantaneamente una sospensiva e quindi di conseguenza poi riporti la legge alla determinazione della costituzionalità o meno, che si eseguirà nelle varie udienze, perché ricordiamoci che oggi potrebbe essere la prima di tante altre udienze, oppure concludersi oggi, questo sarebbe veramente un sogno. Ma dobbiamo rimanere con i piedi per terra, e dobbiamo rimanere con i piedi per terra sul fatto che dobbiamo noi, come cittadini coscienti di quello che sta accadendo, continuare a fare informazione. È questa quella che manca in Italia, perché i giornali e le televisioni, e continuo a dirlo e a sgolarmi ogni giorno, continuano a non parlare di gente che soffre, di gente che ha subito dei danni da vaccino da anni. Nelle ASL non sanno le persone che c'è una legge, che è grazie a un signore per cui oggi abbiamo dedicato questa giornata di protesta, che sta lassù e ci guarda, che ha lottato per 40 anni per questi diritti che oggi noi qui stiamo a difendere. E stiamo parlando di Giorgio Tremante. Allora io vi invito a continuare il lavoro di quel signore che ci ha dato l'esempio, a fare informazione,
a creare una coscienza anche negli altri, perché se noi siamo qui oggi a difendere i diritti dei nostri figli, dobbiamo continuare a farlo, ma dobbiamo coinvolgere altre persone insieme a noi per diventare una forza in questo paese, ma una forza di genitori e cittadini che pretendono la libertà. Noi vogliamo libertà! Noi vogliamo libertà! Noi vogliamo libertà! Noi vogliamo libertà! Allora, un secondo, vi passo Luca Scandamburro, un altro il nostro eroe, un altro papà che è qui a parlare per noi. Grazie. Roma, buongiorno a tutti! Porto il mio saluto a tutti coloro che sono presenti in piazza Sant'Apostolo di Roma. Ringrazio Andrea Gioia, Diego di Verona, gli amici Orazio, Giorgio Vitali, di Alba Mediterranea e tutti voi. A seguito del mio esposto depositato presso la Procura della Repubblica di Udine, sono state avviate indagini penali sulla sicurezza dei farmaci vaccini, indagini che sono in corso probabilmente anche ora presso la Procura della Repubblica di Roma, dove sono stati trasferiti per competenza territoriale. In questi mesi ho capito sulla mia pelle che il più grande nemico che noi tutti abbiamo è l'ignoranza dei nostri diritti e l'ignoranza dei doveri di chi ci governa a livello locale e nazionale. Come avete capito tutti, a seguito della proclamazione della legge 119 2017 che ha allargato la vaccinazione obbligatoria e ha imposto profili discriminatori e ha elevato le sanzioni, il rapporto medico-paziente, che da sempre è deontologicamente fondato, è stato ed è compromesso in maniera difficilmente recuperabile. Il medico o il pediatra a cui noi ci rivolgiamo ora ha perso la libertà e l'indipendenza di giudizio. Questo è un grave danno a tutti gli utenti del Servizio Sanitario Nazionale. Come ha detto il professor Francese, Luc Montagnier, premio Nobel per la medicina, le vaccinazioni di massa sono disastrose. Possono essere utili le vaccinazioni, e lo sono, quando sono mirate, ben calibrate nel contesto specifico e nell'analisi delle condizioni ambientali e dell'analisi della persona. Negare le reazioni avverse, gli effetti collaterali, questo è antiscientifico, come ha detto il professore francese Montagnier. E rivolgo un appello a tutti voi perché sosteniate, come potete, chi ha avuto il coraggio di indagare, analizzare
in laboratorio campioni di vaccini, riscontrando contaminazioni inorganiche, le quali potenzialmente sono un rischio per la salute pubblica. Le autorità hanno il dovere di dare risposte, ne beneficeranno tutti, avremo farmaci più sicuri, tutti coloro che si vaccinano e anche coloro che scelgono di non vaccinarsi, quando un giorno decideranno, se lo decideranno, di aderire consapevolmente a una vaccinazione. Sostenere quindi la dottoressa Gatti e il marito Montanari Stefano sarà un beneficio per tutti. Forse un giorno si potranno aprire scuole di eccellenza, corsi universitari, e coloro che hanno sbagliato e che non hanno ascoltato la vostra voce e chi rivendica giustizia deve vergognarsi, perché ha tradito voi e ha tradito la missione che ha accettato come dirigente politico o sanitario. Grazie a tutti voi, un saluto da Luca Scandamburlo. Allora, continuiamo, allora, vi passo l'assio al suono. Bene, adesso subentra un calibro da 90, l'avvocato Leo Galani. Eccolo qua. Allora, bene, abbiamo iniziato tempo fa, un anno fa, e l'orgoglio di essere ancora qui sta soprattutto nel fatto che siamo riusciti a fare una cosa incredibile, a far capire ai cittadini che la sovranità di questo Stato appartiene a loro. E in che modo? Risvegliando le nostre coscienze, risvegliando la possibilità di far parte di una democrazia che sostanzialmente stavamo perdendo. Questo nostro impegno è stato un impegno che sta dando dei frutti inaspettati, ma che comunque continuerà fino a quando non arriveremo al nostro risultato. E cioè, la gente sta iniziando a parlare di questo movimento, la gente sta iniziando a parlare di questo problema che fino a un anno fa veniva sostanzialmente definito un problema estremista, un problema di persone che sostanzialmente cercavano di fare una battaglia propria. Invece adesso stanno capendo che questa battaglia non è una battaglia per una fazione, non è una battaglia per un partito politico, ma è una battaglia per la collettività, è una battaglia per gli italiani, per tutti gli italiani. Finalmente stanno iniziando a capire anche a livello internazionale che questa battaglia ha un senso e che dietro le vaccinazioni si nascondono verità nascoste che grazie all'informazione siamo riusciti a far uscire fuori, grazie al vostro coraggio, all'impegno di tutti i genitori, di tutti gli avvocati, di tutte le persone che si stanno impegnando in questa battaglia. Io ancora oggi dico no alle strumentalizzazioni, dico no a finte leadership che non servono a nulla. Sono in campo, chi lo sa, chi mi conosce, non ci ho mai guadagnato un euro, ma ci ho soltanto rimesso la mia dignità professionale fin dal primo momento, ma ora mi sto accorgendo che quello che ho fatto era la cosa giusta, che combattevo contro un sistema e che questo sistema tutti insieme lo possiamo sconfiggere, perché questa è la verità. Se siamo uniti e non divisi come ci vuole chi ci governa, perché è un tiranno che impone la sua volontà sulle nostre scelte, stiamo dicendo a quei tiranni: cari amici, ricordatevi che noi siamo il popolo italiano e siamo padroni delle nostre scelte, e
e voi dovete essere quelle persone che, servendo il popolo italiano, faranno esattamente quei compiti che il popolo vuole assegnargli e non quello che fa comodo ai vostri amici, alle vostre multinazionali che vi pagano le campagne elettorali, che vi pagano i congressi e che vi pagano i vari treni in giro per l'Italia. Questa è la verità! Oggi è una giornata importante, spero, voglio essere una persona che continua a credere che esista una coscienza anche nei magistrati. Questi magistrati della Corte Costituzionale a cui oggi rivolgo l'appello, sappiate che non siete soli nella vostra decisione, ma c'è tutto un popolo che vi sta guardando. Allora, cari magistrati, oggi non dovete scegliere o decidere se una legge o dei cavilli processuali siano giusti o siano sbagliati, ma se la vostra scelta e la scelta di questa legge debba costringere coercitivamente le persone a affrontare un trattamento sanitario obbligatorio senza aver avuto la possibilità di scegliere in questa direzione. Questa è la verità. Siamo trattati come un popolo di persone di secondo livello. Non siamo trattati come il resto dell'Europa, dove viene data la possibilità alla gente di scegliere democraticamente e liberamente se vaccinare i propri figli o non vaccinare i propri figli. Siamo assolutamente lontani dalla raccomandazione, lontani, e per questo il ministro Lorenzin ha ritenuto doveroso obbligare il popolo italiano alla vaccinazione. È un qualcosa di inaccettabile. L'imposizione legislativa, così come è stata posta da questa legge, è un qualcosa che va contro non solo i principi costituzionali di questo paese, ma va contro la democrazia di questo paese. Perché se questo paese vuole ritenersi un paese che fa parte dell'Unione Europea, se questo paese vuole ritenersi un paese democraticamente avanzato rispetto agli altri paesi del mondo, deve dimostrare che i propri cittadini sono liberi di scegliere. Libertà! Questa è la verità. Libertà! Noi oggi abbiamo un esempio qui, Alessandro Crescenzi, hic tuoculi, come dicevano i latini. Cosa dobbiamo dimostrare? Che non esistono le reazioni avverse. Cioè, abbiamo le dimostrazioni umane delle reazioni avverse. Cosa dobbiamo dimostrare? Allora, se esistono le reazioni avverse, non può esserci un obbligo che ci spinge a rischiare la vita. Perché questo devono capire oggi i magistrati della Corte Costituzionale. Che non può esserci un obbligo che spinga le persone a rischiare la vita in un paese democratico. Non siamo in Africa, nonostante io ritenga che l'Africa sia un grande paese, ma dal punto di vista democratico ha necessità che venga esportata la nostra democrazia e non la loro democrazia deve essere esportata in questo paese, rendendoci schiavi di un governo tiranno. Questa è la verità. Bravo, bravo. Allora, il grande impegno di Andrea, che voglio bene, proprio è un fatto di sentimento ormai, ma come penso tanti di noi. Allora, quello che bisogna continuare a fare è esattamente questo percorso, perché io mi sono accorto che anche se inizialmente ognuno di noi non viene magari ascoltato, anche se inizialmente qualcuno viene giudicato, poi con il tempo le persone si chiederanno perché stiamo facendo questa battaglia e qual è il nostro senso civico di appartenenza ad un paese rispetto ad un altro. Questa è la verità. Cioè, i cittadini sono parte integrante della politica di un paese e non persone che subiscono in maniera, diciamo, inattiva quelle che sono le decisioni della democrazia di un paese.
vivere la propria vita in maniera superficiale, pensando di non far parte della democrazia, pensando di non far parte del senso civico di un paese, è un qualcosa di aberrante, è un qualcosa che ci allontana sempre di più dalla libertà, perché la lotta per la libertà è nata proprio da questi movimenti, è nata dalla forza e dal coraggio di poche persone che hanno trovato dentro di loro la forza nei propri cuori e nel proprio cervello di andare avanti e combattere una battaglia solitaria, e quando poi sfiniti alla fine pensavano di non avercela fatta più, si sono ritrovati milioni di persone intorno a loro, perché la verità era quella, che hanno dato un senso alla vita delle persone, un esempio da seguire, perché questo esempio è legato al fatto che noi non dobbiamo vivere la nostra vita in maniera superficiale, pensando che lo Stato faccia il suo compito e noi facciamo un altro compito. No, la libertà e la democrazia sono la stessa cosa. Nel momento in cui iniziamo a perdere piccole sovranità popolari, nel momento in cui iniziamo a perdere le nostre piccoli, diciamo, interessi democratici alla vita del paese, iniziamo lentamente a perdere la nostra libertà. Non ce ne accorgiamo, ma lentamente iniziamo a vedere che le cose che prima erano possibili non sono più possibili, che i diritti che ci erano assolutamente dati in maniera normale ci verranno negati sempre di più, e che vengono dati diritti a persone che prima non avevano quei diritti. Allora c'è qualcosa che cambia, c'è qualcosa che succede nel nostro paese. Ecco, questa è la politica. Allora, se noi non sappiamo che la politica è qualcosa che ci appartiene dal profondo, non riusciamo a risvegliare dentro di noi quel senso civico che ci spinge oggi a stare in piazza, ma che deve spingere voi che siete in piazza, e a già vi state dimostrando una grande forza di volontà e un grande senso civico di appartenenza a questo paese, di risvegliare le coscienze delle persone che non ci sono. Quando siete al bar, quando siete al ristorante, quando siete, dite, parlate, impiegate la vostra vita anche in questo, perché quello che fate non è vero che non ha un senso, ha un grande senso. Le parole che dite verranno apprezzate con calma, e anche se vi dicono che siete dei buffoni, anche se vi dicono che siete dei facinorosi, voi non prendetela, non dovete prendervela. Usate le parole di nostro Signore in quel campo. Dice, va bene, offrirò l'altra guancia, se tu ritieni che io sono uno stupido, però informati, guarda, leggi, perché se inizi a leggere, caro mio, inizierai a domandarti una cosa bellissima, noi ci domandavamo quando eravamo bambini, no? Perché? Semplicemente perché? Perché accade tutto questo? Cosa sta accadendo intorno a me? Chi sta decidendo per me? E perché sta decidendo per me? Allora, quando abbiamo iniziato questa battaglia, cosa abbiamo fatto? Abbiamo iniziato a valutare questa legge. Perché è stata fatta questa legge? Da chi è stata fatta? Chi ha composto le commissioni scientifiche per fare questa legge? E cosa abbiamo scoperto? Ormai lo dovete sapere, cosa abbiamo scoperto? Che all'interno di quelle stesse commissioni scientifiche che dovevano tutelare l'interesse nazionale della salute pubblica siedevano persone appartenenti al consiglio di amministrazione della GlaxoSmithKline. Ma se noi non ci fossimo informati, se noi non avessimo chiesto perché, voi adesso non lo sapreste. Questa è la verità. I vaccini sono una cosa fondamentale, una battaglia importantissima, ma non è l'unica in questo paese. Noi stiamo perdendo sovranità ogni giorno, abbiamo perso una sovranità che è una cosa fondamentale nel nostro paese, abbiamo perso la sovranità monetaria, e ci chiediamo perché le nostre tasche sono vuote ogni giorno, perché le nostre tasche sono vuote per pagare un debito pubblico che non esiste. In realtà questo debito pubblico sono interessi creati a tavolino per arricchire banche private e interessi privati di grandi società e grandi assicurazioni multinazionali. Questa è la verità. Andate a vedere la Banca Centrale Europea che cos'è. La Banca Centrale Europea è un istituto privato, ragazzi, è un istituto privato, è qualcosa di vergognoso. È un istituto pubblico di diritto privato. Questo vuol dire che ha una facciata pubblica, le televisioni quando vengono e parlano dei nostri problemi,
poi in realtà cosa c'è dietro interessi personali di banche e assicurazioni. Questa è la verità. E poi ci domandiamo perché il governo Renzi fa i decreti salva banche. Ancora siamo qui a domandarci perché. Bravo! È finito il tempo di domandarci perché. È il tempo che diciamo a tutti quanti di mandare a casa questa gente che ha rovinato l'Italia. Questa è la verità. Abbiamo raccolto persone da tutto il mondo, sono venuti amici dall'America, sono venuti amici dalla Svezia, sono venuti amici da tante altre parti d'Europa, parlano di questa battaglia che si è stata fatta in Italia. Questo è importantissimo perché? Perché sostanzialmente quello che io vi stavo dicendo è realtà, iniziare a parlare, a dare un senso alle cose che si fa. Perché ha un senso fare questa battaglia, poi vediamo che viene apprezzato anche a livello internazionale. Anche a livello internazionale questa battaglia viene seguita, c'è un grande interesse. E adesso ieri sentivo un trafiletto del telegiornale che iniziava a dire la battaglia dei free vax. Beh, ce ne siamo accorti, grazie. Peccato che le televisioni vanno ai comizi di 20 persone dove ci sono 4 buffoni, perché quella è la verità, 4 buffoni raccomandati dal sistema che riescono a far venire televisioni di tutto il mondo, e noi che abbiamo portato in piazza 50.000 persone non abbiamo avuto neanche un trafiletto e la gente non l'ha saputo perché hanno paura di noi. Questa è la verità, non ci temono, perché noi siamo il popolo italiano che sta alzando la testa per dire a questa gente che si è dimenticata completamente di quello che siamo, si è dimenticata che chi devono servire. Cari politici, ricordatevi che voi siete lì per servire noi e non voi o i vostri amici. Grazie. Grazie. Allora, adesso mi dicono che c'è in collegamento un amico, non per quanto riguarda, diciamo, discorsi politici, ma il senatore Danna si è schierato con noi. Io sono stato uno di quelli che ha seguito personalmente alla Camera dei Deputati e al Senato le votazioni dei singoli parlamentari e dei singoli senatori, quindi facciamo parlare esclusivamente chi ha votato contro la legge Lorenzin, e quindi ha fatto anche se una piccola battaglia, comunque l'ha fatta. Ecco, adesso il collegamento telefonico. Ok, grazie. Le cose piccole si fanno. Un saluto a tutti i presenti, mi scuso per non aver potuto partecipare per degli impegni e procrastinati. Sono in treno, spero che il collegamento funzioni e non si interrompa. Vorrei solo dire che la battaglia in difesa dell'autonomia e dei diritti dei genitori di poter provvedere e di essere responsabili della salute dei propri figli senza subire ricatti e imposizioni dallo Stato deve continuare, anche perché nella posizione dei bambini si tratta di una pratica coercitiva che non ha raggiunto essere mancando di qualsiasi pericolo di epidemia e di minaccia per la salute collettiva, che i bambini non hanno da obbligare tutti a vaccinarsi è solamente strumentale e credo sia finalizzato a scopi e interessi che con la salute pubblica non hanno.